Siamo qui nei corridoi della mostra d'Oltremare, il centro congressi, con Mauro Vergari, esperto dell'Adiconsum e responsabile dell'Adiconsum Lazio, al quale chiediamo, per quanto riguarda le carte qualità dei servizi, a che punto è nel Lazio, se si sono riscontrati positivi successi e che cosa ne pensa dei lavori che si stanno facendo in questa sessione programmatica. Mauro, cosa ci puoi dire? Intanto diamo l'ultima notizia: a Roma il sindaco Marino è sul pezzo, ha capito che il problema dei servizi pubblici locali è importante, ha recepito ciò che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale che si sta discutendo qui a Napoli e sa che la giunta precedente, cioè dagli atto, la giunta precedente non ha per niente valutato quanto previsto dalla finanziaria 2008 e quindi siamo al punto zero. L'Agenzia del Controllo della Qualità di Roma Capitale ha realizzato un progetto con noi associazioni di consumatori e abbiamo fatto il punto di ciò che si è fatto per quanto riguarda la partecipazione diretta sul monitoraggio e il controllo dei servizi pubblici locali nel Comune di Roma. La risposta è stata, c'è un documento ufficiale sul sito dell'Agenzia, zero. Però almeno abbiamo un documento ufficiale, da lì è partito tutto e proprio ieri abbiamo fatto una riunione nei dipartimenti di Roma Capitale e si è proposto la firma del protocollo abbastanza simile a quello presente in Gazzetta Ufficiale, frutto dei lavori del CNCU insieme alla conferenza Stato-Regione. Quindi la Capitale si sta muovendo, ha preso atto che non può lasciar fuori la partecipazione diretta delle associazioni consumatori e quindi stiamo lavorando intorno ai tavoli per cominciare a realizzare quanto è previsto da tutto il grande lavoro che il CNCU ha fatto, che è corposo, è importante anche perché, lo devono sapere anche i consumatori, è stato stabilito con chiarezza i passaggi, cioè non è un semplice protocollo come siamo spesso abituati in Italia, che poi si firmano i protocolli ma poi non c'è niente di attuativo. Il protocollo d'intesa fra le associazioni consumatori e le amministrazioni locali per quanto riguarda i contratti dei servizi pubblici è dettagliato, tanto dettagliato che ci sono addirittura le griglie di identificazione di come si deve ricavare la qualità di un servizio pubblico. Qualcuno in questo convegno oggi diceva che è fantascienza, non riusciamo ad applicarlo. Bisogna tener conto che dal 2008 pochissimi virtuosi comuni hanno applicato la legge, quindi abbiamo l'amministrazione locale in pratica illegale, cioè non facciamo le leggi buone ma non si applicano. Speriamo che da qui, da questa sessione programmatica del CNCU e delle regioni si riparta di nuovo, c'è un documento in gazzetta, siamo fiduciosi, sia nel Lazio, credo che la capitale debba dare il buon esempio ed evitare il cattivo esempio di altre città e di altri enti locali che sono stati costretti con l'istituzione di una class action e quindi gli è stato imposto di rispettare la legge. Mauro, molti sindaci considerano ancora le associazioni consumatori che pretendono il rispetto di determinate normative un po' come le rompiscatole. Qui si è posto anche il problema della rappresentatività. Cosa devono fare secondo te le associazioni consumatori per rendersi credibili anche agli occhi degli amministratori pubblici e rivendicare il ruolo di rispetto di queste regole? Ma io nel mio nuovo ruolo di segretario della Adiconsum di Roma Capitale, Rieti e Lazio sto vedendo che quando ci poniamo con professionalità e capacità il rispetto c'è, l'attenzione verso le associazioni dei consumatori c'è, anzi direi di più. La verità è che fino ad oggi molte amministrazioni locali ci evitano perché sanno che riusciamo sul serio a rendere attiva quella partecipazione dei cittadini che tramite la nostra rappresentanza entrano nei fatti delle cose. E noi associazioni di consumatori credo che posso dire con quasi sicurezza, a differenza di tanti corpi intermedi, di tante organizzazioni rappresentative, abbiamo dimostrato nei circa 25 anni di attività, da quando è nata la prima associazione dei consumatori, di fare sul serio. Siamo organizzazioni che portano dei risultati, che controllano la situazione dei diritti dei consumatori e in tutti i modi cercano, e dico nella totalità delle 18 associazioni attualmente riconosciute, è vero che nella forma locale spesso la rappresentatività è venuta meno, ma per motivi politici,
purtroppo credo che proliferare nei CRUC, cioè nei consigli regionali consumatori utenti, in pratica la parte locale del CNCU, dove spesso appaiono, come nel Lazio, 48 associazioni che consumatori non sono, ma sono associazioni forse legate a questo o a quell'amico dell'ente locale di cui si stiamo parlando, ha un po' screditato l'importanza. Dobbiamo riappropriarci anche qui noi associazioni riconosciute, ci tengo su questo riconosciute, perché in Italia c'è il libero associazionismo, tutti possono fare un'associazione di consumatori, ma per ottenere il riconoscimento dalla legge bisogna sudare, come tutti gli appartenenti alle varie associazioni sanno, e sarà ancora più dura perché è stata rinnovata la legge che prevede la rappresentatività, è molto più stringente, è molto legata alla vera attività, cioè non si può creare un'associazione senza che c'è un lavoro, e credo che questa accaduta riporterà anche negli enti locali la capacità di rivedere la rappresentatività. Dobbiamo dire, per esempio, già nel Comune di Roma non c'è il proliferarsi di tutte queste associazioni, sono state chiamate le più importanti, ma non importanti perché hanno un blasone, ma perché hanno esperienza, hanno rapporto diretto sul territorio, hanno sportelli, fanno attività, hanno i volontari impegnati, quindi le associazioni che ci sono sul serio, che non sono soltanto una sigla. Sicuramente la Regione Lazio prima o poi, ma anche le altre regioni, dovranno uniformarsi alle regole venute dal Ministero dello Sviluppo Economico, quindi credo che la sinergia fra la nostra serietà usata fino ad oggi e la nuova modalità di rappresentatività basata sul fare e non sul dire, ancor di più ci potrà dare forza. Sicuramente questa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di tutto il pacchetto necessario per effettuare il monitoraggio, il controllo e anche la risoluzione dei contenziosi nei servizi pubblici locali è un'occasione che non dobbiamo perdere, perché diventa veramente il fulcro centrale del nostro agire. I servizi pubblici locali li usiamo tutti. Mauro, visto che sei uno tra, io ti ritengo, i più esperti di informatica in Italia, specialmente nel settore delle telecomunicazioni, che consigli puoi dare agli italiani che hanno a che fare con queste bollette del telecom, bollette, offerte tariffarie molto complicate che poi arrivano doppie fatturazioni, eccetera? Qual è la prassi che deve affrontare un cittadino per il reclamo e la conciliazione? Allora, io intanto partirei dalla conciliazione. Si ricordino tutti coloro che ci stanno vedendo che presso le associazioni consumatori riconosciute esiste la conciliazione paritetica, che è, credo, il fulcro di tutte le associazioni, compresa l'Italia di Consum, ovviamente, è lo strumento che permette a chi fa un reclamo e non è soddisfatto della risposta o non ottiene risposta, di poter andare in una forma paritetica, quindi facendosi rappresentare da un'associazione consumatore, porsi davanti all'azienda e trovare una soluzione. Sappiamo, ormai sono più di 15 anni che esiste la conciliazione paritetica, porta risultati intorno al 95-96%, quindi è una pratica non giudiziale, gratuita per il consumatore, che risolve i problemi. Quindi questo intanto lo diciamo, perché dove si sbaglia, dove c'è un problema, dove anche le aziende fisiologicamente non possono essere perfette, quindi commettono degli errori amministrativi o tecnici, c'è la conciliazione che risolve il problema. Cosa deve fare il cittadino? Beh, intanto essere più attento, perché l'evoluzione tecnologica ci porta tutti a crescere. E quindi quando si fa una scelta che riguarda il tecnologico, che può essere sia il telefono, l'acquisto di uno smartphone, di un tablet e qualsiasi cosa giri intorno alla tecnologia, quindi anche ormai un elettrodomestico, perché anche le cose, vedrete, fra pochissimo cominceranno a parlarsi tra di loro grazie all'internet delle cose, insomma il consumatore rimbambito non è previsto, questo lo diciamo anche noi, bisogna informarsi, conoscere, e quindi non si può accettare un contratto per telefono senza sapere cosa si sta facendo, perché quel sì corrisponde a una firma, quindi è lecito farlo in velocità perché la tecnologia ce lo permette, ma è altrettanto lecito che quel consumatore deve essere cosciente che quel sì è informato, cioè lui sa cosa sta facendo, perché poi ci troviamo flotte di consumatori che vengono ai nostri sportelli e non hanno capito nulla di quello che hanno fatto. Ecco, io vorrei anche dire che il consumatore che non capisce nulla non ci deve stare. È meglio una telefonata prima a un'associazione consumatori chiedendo informazioni a lui, se non si sa, che intervenire dopo che si è avuta una bolletta
macroscopico. A cosa bisogna stare attenti? Non a tantissime cose, perché dobbiamo dire che in 16 anni ormai di attività nelle telecomunicazioni e nel buon lavoro anche dell'autorità garante, molte cose sono state risolte. Cioè, non è il primo problema d'Italia del consumerismo le telecomunicazioni, hanno un'infinità di garanzie e di norme che noi associazioni consumatori siamo riusciti ad ottenere. Ormai quando ci sediamo ai tavoli dell'Agicom, al tavolo permanente, trattiamo argomenti, non dico secondari, però insomma non sono di primaria istanza, perché li abbiamo risolti, cosa che non avviene, come si diceva anche negli interventi qui a Napoli, in altri settori tipo quello dell'energia, che veramente siamo all'epoca del pionieristica, c'è ancora tanto e molto da fare, e quindi lì ci vuole un consumatore ancora molto più attento. Io posso dire con sicurezza che nelle telecomunicazioni stanno calando di gran numero le conciliazioni, perché le aziende ormai si sono normalizzate, si è creato un sistema abbastanza buono di relazione fra noi, le aziende e l'autorità, e quindi se escono dei problemi riusciamo a risolverli. Quindi non essere sprovveduti, le offerte ormai si assomigliano un po' tutte, perché i prezzi sono abbastanza bassi, soprattutto nella telefonia. Bisogna solamente stare attenti a chi promette cose strane. E per esempio, faccio un esempio per tutti, in questi ultimi giorni sta girando un'azienda, Italiacom, che capite dal nome non è fra le prime aziende di telefonia, ma in Italia ne abbiamo registrato un centinaio, quindi oltre alle famose ce ne sono altre, che addirittura chiede il costo d'attivazione in anticipo, prima che viene attivato il servizio. Chi lo fa e chi va verso questa azienda comunque è uno sprovveduto, l'azienda fa una cosa non permessa. E quindi l'abbiamo già segnalata all'autorità e prenderemo i provvedimenti. Però questo era per far capire dove bisogna porre attenzione. Non può essere chiesto un anticipo di attivazione per un servizio telefonico che non è un acquisto di una borsa online, ma è un servizio che viene normato e regolamentato con tante cose, con carte di servizio e contratti. Sappiamo tutti che i costi di attivazione ci arrivano nella prima bolletta di un servizio che noi andiamo ad acquistare. Se ce lo chiedono prima, forse c'è qualcosa che non va. Ma ecco, quindi attenzione, vedete un sito di una proposta dove non c'è il contratto di servizio, in questo caso per esempio, non andiamo ad acquistare anche se sembra che ci danno la luna, perché è un'altra cosa che i consumatori devono capire, non regala niente nessuno. Mauro, che sito puoi consigliare ai consumatori italiani su quale andarsi a informare? Tu in particolare hai un sito tuo dove possiamo consultare le tue... Io chiaramente devo fare pubblicità alla mia associazione, sono dirigente della Adiconsum da 16 anni. Su adiconsum.it si trova quasi tutto. Si trova però anche tutto, così siamo terzi, nel sito dell'autorità. Il sito dell'autorità ha un volumetto che è i diritti del consumatore, che è aggiornato in tempo reale, dove ci sono domandine e risposte basate sulle delibere, e quindi quella è la Bibbia del corretto uso per il consumatore. Quindi lì si trovano tutte le risposte, sta sul sito agicom.it, www.agicom.it, c'è anche un numero verde dell'autorità che fa un suo lavoro abbastanza ben fatto, e quindi i consumatori si possono scaricare questo volume in PDF, consultarlo e trovano diviso per argomenti tutti i loro diritti. Quindi con quel modo uno sa come affrontare qualsiasi servizio di telecomunicazione, dalla telefonia alla pay TV. Grazie Mauro Vergari, buon lavoro e buon proseguimento. Grazie.